Eccoci al grande ritorno di solo risposte sbagliate. Coconut, stranamente ammaliato dal gioco più virale dell'estate 2022, è rapidissimo nel riconoscere Night Slashers, mentre mi avete fatto morire con i parallelismi con Switch Sports. Ma Ricky vince tutto con la risposta random per eccellenza, Enzo Paolo Turchi Contest. Il che mi ha ricordato una delle scene più trash in assoluto mai viste in TV. Tanta qualità. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Yamiria! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo se le notizie escono prima delle 6 di sera. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché dobbiamo recuperare un bel po' di giorni che abbiamo lasciato scoperti. Faremo chiarimento sulle dichiarazioni ufficiali riguardanti la remaster di Twilight Princess e un eventuale arrivo di una Zelda Collection. E poi parleremo ancora una volta del sempre più probabile remake di The Last of Us e anche di alcuni dati di vendita giapponesi che hanno dell'incredibile. Prima di iniziare però vi invito a prendere parte al free to play dell'anno, la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. È gratis. Lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Partiamo con qualche notizia al volo e con colpevolissimo ritardo dobbiamo assolutamente parlare del porting su Switch di Fall Guys. Cioè sì, io sono in ritardo con dare la notizia, ma anche Mediatonic è leggermente fuori tempo massimo con questo porting. Il grande annuncio era stato teaserato la scorsa settimana sia da Mediatonic che da Nintendo ed ecco che lunedì, proprio mentre portava a termine il TG Poro della giornata, è arrivata la conferma ufficiale. Fall Guys arriverà su console ibrida, Xbox e Epic Games Store il 21 giugno, ma non è finita qui. Il titolo diventerà un free-to-play e supporterà il crossplay e la cross-progression su tutte le piattaforme. Chi ha acquistato in passato il titolo riceverà un legacy pack gratuito e inoltre è stato annunciato che è in sviluppo una modalità editor che permetterà di creare dei percorsi personalizzati, anche se non si sa quando uscirà. Una bella ventata di aria fresca per il gioco fenomeno dell'estate 2020, ma la vera domanda è: sarà abbastanza per riportare Fall Guys al centro dell'attenzione? Adesso parliamo di un po' di video che vi consiglio di recuperare e riguardano tutti i giochi in uscita, si spera, nell'immediato futuro. Il primo è il nuovo footage di gameplay di Hogwarts Legacy, attesissimo open world ambientato nell'universo narrativo creato da J.K. Rowling. In realtà si tratta di un filmato molto particolare, sono 20 minuti di ASMR dove vengono mostrate, con delle inquadrature statiche, alcune delle location che andranno a comporre il vasto mondo di gioco. Intanto che contempliamo il paesaggio, iniziamoci a chiedere come sarà la versione Switch. Io sono molto curioso. Tra i titoli più attesi dell'anno, precisamente per quest'estate, c'è Shredder's Revenge, il beat'em up delle tartarughe ninja sviluppato da Dotemu. In questo secondo video della serie Dietro le quinte, gli sviluppatori raccontano del loro amore per la serie animata e di come questa ha influenzato lo sviluppo del gioco. Ci sono anche delle immagini inedite di gameplay che tra le tante cose mostrano anche una sorta di menu world map che servirà per selezionare il livello. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo promettente picchiaduro scorrimento old style. E rimanendo sul fattore nostalgia, ma cambiando completamente genere, se siete amanti dei platform 3D non potete non apprezzare il nuovo trailer di Kao the Kangaroo, mascotte ripescata direttamente dai primi anni 2000. Il filmato mostra dei nuovi spezzoni di gameplay dove vengono messi in mostra i poteri dei vari guantoni di Kao e vi ricordo che il gioco uscirà la prossima settimana, il 27 maggio. Certo che palette cromatica e art style sembrano rubati direttamente da Crash 4, ma non so, ho delle sensazioni parecchio positive nei confronti di questo titolo. E voi? Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché si continua a parlare di un'ipotetica remaster di Twilight Princess e Wind Waker su Switch, e anche di una loro eventuale inclusione all'interno di una collection. Questa volta però è arrivato un aggiornamento che ha smorzato l'entusiasmo di molti. Come fa notare Nintendo Everything, durante un podcast, Tom Crago, il CEO di Tantalus, ha dato importanti informazioni sul processo produttivo dietro ad alcuni dei remake della serie di The Legend of Zelda. Tantalus è infatti il team che si è occupato prima di fare la versione in HD di Twilight Princess per Wii U e poi di portare Skyward Sword su Switch. Crago ha affermato che lo studio sarebbe felicissimo di riproporre Twilight Princess su Switch, ma che al momento Nintendo non si è fatta avanti.
A quanto pare, infatti, per le precedenti operazioni è stata la stessa grande N a entrare in contatto con Tantalus e dopo un breve periodo di contrattazione è stato dato il via libera all'avvio dei lavori. Il fatto che ancora non ci sia stato un approccio da parte di Nintendo per molti è la conferma che in realtà quello della collection di Twilight Princess e Wind Waker è solo un rumor e che ancora non c'è nulla di concreto a riguardo. Scenario probabile, però abbiamo visto come Nintendo ultimamente si sia affidata a divisioni interne per sviluppare software di emulazione e gestire autonomamente operazioni di remaster abbastanza semplici. Vista la facilità con cui tutta la libreria Wii U è stata riproposta su Switch, siamo veramente sicuri che per un eventuale Zelda Collection Nintendo avrebbe bisogno di ricorrere a uno studio esterno? Un conto è riproporre un titolo come Skyward Sword, che aveva bisogno di una bella rimessa a lucido, sia grafica che meccanica. Un altro è schiaffare su Switch due porting Wii U già belli che pronti. Voi poracci che ne dite? Al prossimo Direct verrà svelata questa benedetta Zelda Collection? E a proposito di riproposizioni che in molti vorrebbero, ma di cui forse non è che ce ne sia reale bisogno, si intensificano i rumor riguardanti una possibile riproposizione di The Last of Us anche su PlayStation 5. La giostra dei rumor è iniziata quest'anno, quando Bloomberg aveva dichiarato che secondo alcune fonti anonime un remake del primo The Last of Us era stato messo in lavorazione da Sony presso uno studio interno, per poi passare sotto le redini di Naughty Dog una volta che la produzione del secondo capitolo era stata portata a termine. Da lì una sequela di indiscrezioni, fino ad arrivare al curriculum su LinkedIn di un impiegato Naughty Dog che affermava di essere stato assegnato a un progetto remake non ancora annunciato. E ora a metterci sopra il carico da 90 ci pensa Jeff Grubb, che non solo ha affermato di essere anche lui a conoscenza di questo remake, ma che inoltre è piuttosto sicuro che il gioco vedrà la luce durante il periodo natalizio di quest'anno. In fondo per Sony sarebbe una mossa niente male, significherebbe garantirsi un'uscita di un brand di punta in uno dei momenti cruciali dell'anno, ma siamo sicuri che ci sia veramente bisogno del remake di The Last of Us? Questa sarebbe proprio una mossa alla Nintendo, perché significherebbe la comparsa dello stesso titolo in tre versioni diverse su altrettante generazioni di console consecutive. E poi immaginatevi, se si trattasse di un titolo cross-generazionale, su PlayStation 4 avremmo sia la versione remastered da PS3 che il remake pensato per PS5. Che ve ne pare di uno scenario del genere? E chiudiamo la puntata di oggi, miei cari poracci, con una notizia che arriva direttamente dal Giappone e che ha dell'epocale, anche se sotto c'è un po' il trucco. Avete presente quanto vende poco Xbox in Giappone? Storicamente il suolo nipponico è stato il vero tallone d'Achille della divisione Xbox, tanto che, secondo recenti stime, se si prendono tutte le generazioni di console Xbox, si arriva a un totale di 2,3 milioni di unità vendute in tutto il Giappone, delle quali ben 1,6 milioni sarebbero Xbox 360. Un marchio praticamente inesistente, se non fosse che il duro lavoro di Phil Spencer e del suo team sta lentamente ripagando. Secondo quanto riportato da Famitsu, infatti, per la prima volta dopo 8 anni, i dati di vendita settimanali vedono in testa Xbox, visto che la serie S da sola ha venduto 6.120 unità, mentre se si uniscono le vendite di PS5 e PS5 Digital Edition, si raggiungono solo 2.693 console vendute. Un record impressionante, ma che più che altro mette in luce come questa generazione di console ancora non abbia ingranato e le vendite non siano effettivamente rappresentative della domanda intorno alla console, quanto piuttosto la loro disponibilità in negozio. Sostanzialmente vince chi riesce a produrre e a distribuire, e questa settimana deve esserci stato un restock di Xbox, mentre le PlayStation erano difficili da trovare. In ogni caso, una situazione del genere non si verificava dal lancio di Xbox One. Ancora una volta, complimenti a Spencer e a tutto il suo team. Vedremo la prossima settimana se riusciranno a replicare questo piccolo grande traguardo. E intanto ve la butto lì. Le vendite totali di Switch in Giappone hanno superato quelle del 3DS e ad oggi è la terza console più venduta di sempre sul suolo nipponico. Bene poracci, questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tantalus, Michele Princess, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto,
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Professionista del divertimento, del sorriso.